Ciao Fragoline! Allora, come leggete dal titolo, proviamo il rasoio indolore. Allora, l'ho visto su TikTok in un video, che ovviamente da due mesi che lo stanno facendo vedere, ma vabbè. Ehm, volevo provarlo insieme a voi. L'ho comprato su Amazon. Praticamente eh, dovrebbe funzionare con l'acqua. Se ho capito bene, si presenta così, qui dietro ci sono le istruzioni. Vi, vi, dico, cioè, vi dico, vi faccio vedere che colore l'ho preso. Allora, dentro trovo questo di gomma. Che ecco, iniziamo bene. Che non so che cosa serve, ma lo scoprirò. È fatto così, di plastica in silicone questi dentini qua Che non so Ed è fatto così Scoprirò che cos'è Dentro trovo questo E Vi faccio vedere Il colore Vi faccio vedere il colore che ho preso io Io l'ho scelto Azzurro Ed è fatto così, allora è mh, tipo ruido, è carino perché è azzurro, lo potete scegliere in tutti i colori: nero, blu, eh, bianco. Mi sembra che va messa l'acqua, si va a bagnare e si dovrebbe sfregare. Io adesso ho dovrebbe essere così perché non penso che infatti non va non tira via i peli, voi non li vedete perché vabbè, sono troppo lontano. Però diciamo che eh, dovrebbe funzionare con l'acqua. Adesso vedo perché qui c'è scritto eh, di bagnare i peli sotto l'acqua e passare questo. Rimuove anche Sotto i piedi che non mi viene il nome, come sempre. Vabbè, comunque lo puoi usare anche sotto i piedi. Eh, non so se è vero, forse sì. Comunque, va sfregato. Si sì, va, va usata l'acqua, va bagnata, vanno bagnati i peli usata l'acqua allora lo proviamo insieme così vi faccio vedere il dopo e il prima mh, se funziona o no questo non mi ricordo se l'ho pagato 10 euro comunque vi lascio qua di fianco eh, quanto l'ho pagato è carino vediamo se funziona e eh, vi dico se comprarlo oppure no vi lascio la clip del dell'applicazione Ovviamente si usa l'acqua calda, si bagna il braccio ad esempio e poi si passa questo. Allora diciamo che è scomodissimo da utilizzare perché non è tanto semplice. Eh, I peli direi che non ci sono più come prima, però... Non è semplice, semplice da utilizzare, nel senso che fa un po' male, si sì, leva via i peli, ma guardate il mio braccio, inizia a essere un po' troppo rosso, adesso a parte il telefono vecchio che ehm, non lo fa vedere bene, però grattando mi viene il braccio rosso. Eh, preferisco cento volte la crema normale che te la leva via che questo. Allora, questo dicono che va bene anche per eh, i piedi, per i calli Non lo so se è vero, lo provo semmai un altro giorno e vi farò sapere Comunque direi che sì, leva via i peli, ma eh, fa male Perché devi grattare e... cioè, Non so se vedete ma... Funziona. Il problema è che secondo me fa male ed è scomodo perché ti, ti fa la pelle tutta rossa. Invece con la crema, ad esempio, di Vette che uso io, mettete sulla crema in tre minuti, vi scioglie, diciamo, vi elimina i peli senza che voi grattate con questo. Secondo me, cioè, a me. Non mi piace, <ride> pensavo meglio, non mi piace, te lo, lo lascia liscio, ti toglie i peli, ma direi di no. Non, non, non mi piace come com va utilizzato perché dopo, quando va via l'acqua, che non avete neanche l'acqua che diventa asciutto. Poi, poi è difficile levarlo, però. Forse voi non lo vedete perché c'ho la luce, però il braccio è rosso. Io direi che per i peli questo è bocciato. Non è vero che non fate fatica a levare i peli perché dovete grattare. E sinceramente, ovviamente vi faccio vedere il prima e il dopo. Adesso non so se si vede, però i peli non ci sono più. Vi metto una foto a fine video. Comunque... Eh, non mi piace, eh, preferisco l'altro, quello che uso di solito perché fa, fa male, dovete grattare proprio. Cioè. Poi se ce l'avete lunghi, secondo me non va neanche via. Per cui quello che vedete su, su TikTok, se cioè, l'ho visto su TikTok, questo, ma no, per me è bocciato. Non lo consiglierei. Preferisco una cosa più semplice, una cosa che non stai lì a grattare. A... A... Cioè, è una... Boh, secondo me, poi non lo so, fatemi sapere se avete provato questo e come vi siete trovati. Io lo boccio, preferisco 100 volte meglio la crema vette, questa qua, che in tre minuti giustamente vi leva i peli e non ve le fa crescere, in senso che per una settimana non avete peli e, e secondo me è migliore questo confronto di questo qua non è un dolore non, non fate gli sforzi e tantomeno cioè, non dovete starli a grattare così perché mi sto rovinando cioè, proprio è rosso il braccio per cui bocciato mi dispiace Comunque, fatemi sapere mh, sotto nei commenti. Perché c'è anche questo. Ma io di sicuro non lo utilizzerei. Questo dice per gli ascelle, eccetera. Boh. se già non credo a questo, figuriamoci all'altro di plastica. Eh, per cui io direi che eh, ho speso soldi inutilmente. Pensavo che eh, era comodo, invece, non è per niente comodo. E niente, eh, spero che questo video vi piace lo stesso, sia stato utile, io direi eh, che eh, vabbè, lo userei, oh, proverei a usarlo per i piedi, vediamo se va via per i talloni, e vediamo, vi farò sapere. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video, eh, lasciatemi un like e un commentino qua sotto, di cosa ne pensate. Di questo aggeggio rasoio indolore che secondo me è... fa male quando dovete grattare fa male, per cui direi di no. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.